Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Stefania. In questo video realizziamo insieme i cupcake red velvet. Con queste dosi si ottengono circa 20 cupcake. In una ciotola capiente verso lo zucchero semolato, le 4 uova e le monto finché non ottengo un composto bello spumoso. Quando il composto è ben montato, aggiungo le polveri, le due farine ed il cacao amaro, setacciandoli. Faccio questa operazione in più tranche. Dopo aver inserito metà del composto secco, delle farine, aggiungo l'estratto di vaniglia, il cucchiaino di sale e l'aceto. Aggiungo ancora della farina, dopodiché incorporo il tutto. A questo punto aggiungo il buttermilk fatto in casa e lo alterno alla restante parte di farine fino a finire gli ingredienti. Come ultimo ingrediente secco aggiungo il lievito per dolci. Infine il tocco di colore, un cucchiaino di colorante alimentare gel. Preriscaldo il forno ventilato a 100 gradi circa e verso il mio composto all'interno dei pirottini. In forno quindi, a forno già caldo, per 30 minuti circa a 175 gradi. Ovviamente la temperatura e il tempo di cottura può variare di forno in forno. Ho evidentemente riempito troppo i pirottini. Recupero però tutto il prodotto fuoriuscito mettendo nel tritatutto e facendo diventare bricioline. Mi serviranno per la decorazione del mio cupcake. Ma proprio per la decorazione lascio spazio alla fantasia. Io sto utilizzando una crema al burro, ovviamente senza lattosio, e decoro alcuni cupcake proprio con le briciole di impasto e gli altri con le briciole di impasto e magari degli Smarties, per chi può mangiare gli Smarties.
Il mio video termina qui. Spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciate un pollice in su. Vi lascio giù nell'info box i link ai miei canali social e vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Attivate le notifiche così sarete avvisati tutte le volte che i miei video sono online. Ciao e alla prossima!